Stefano Russo, ecco, uscire dal campo, essendo forse il migliore della Juve Stabia, però ecco, una sconfitta fa male. Ecco, la parata su Mazzeo è stata davvero importante, ma ecco, ti sei fatto sentire soprattutto nell'aria quando prendevi le palle in alto, cioè comunque la tua presenza è stata importante. Sì, dai, penso di aver fatto il mio dovere. Mi dispiace solo che non sia servito poi a conquistare dei punti che sarebbero stati molto importanti, però vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno e ripartire perché più forti di prima, perché comunque abbiamo messo in difficoltà la prima della classe e al di là appunto del risultato che è negativo, prendiamo di buono la prestazione, diciamo. Ecco, come dicevi tu, più forte di prima, è un dato di fatto che tu dopo l'infortunio stranamente sei tornato più forte di prima, ottime prestazioni in tutti i campi, Caserta, Catania, oggi. Ecco, la pressione della presenza di Polito ti ha fatto migliorare. Ah, sicuramente la competizione è qualcosa che può far allenarsi meglio, anche se devo dire che il mio modo di interpretare l'allenamento e la gara è sempre lo stesso. Chiaramente se c'è una competizione sana, perché non può fare bene? Non so se questo è il motivo delle mie prestazioni, però me le tengo, sono contento e spero che servano per la salvezza di questa squadra. Ecco, dopo Pisseri, qui c'è stato Pisseri quest'estate, parecchi avevano paura, ecco, del fatto che il portiere se n'era andato. Ecco, ma non solo tu, anche Polito sta dimostrando che davvero la Juve Stabia quest'anno con i portieri è a posto. Sì, dai, penso che abbiamo. Io parlo per me, penso di aver dato il mio contributo quando è stato necessario. E quando si arriva in una squadra nuova c'è sempre da sostituire un portiere. In quel caso Matteo so che aveva fatto molto bene, lo conosco, è un bravissimo ragazzo, un bravo portiere. Però io devo pensare a me e dare il massimo e come sto cercando di fare. Ecco, adesso bisogna godersi un po' questa sosta, ecco, prepararsi per l'Andria, ecco, questa partita con l'Andria, tu che cosa ti aspetti, ecco, da questa gara? Mi aspetto una partita difficilissima perché probabilmente loro sono quasi salvi, ma sono certo che non faranno sconti perché è giusto che sia così. E quindi noi dobbiamo approfittare di questi giorni per recuperare energie, per recuperare qualche piccolo acciacco che abbiamo e andare con la mentalità di una squadra che deve salvarsi e deve fare punti, anche un pareggio, se viene una vittoria, ben venga. Questo derby era molto sentito non soltanto sul campo, ma anche sugli spalti. I tifosi hanno spinto molto, diciamo, soprattutto all'inizio del primo tempo. Quanto saranno fondamentali per voi in questo rush finale? Sì, i tifosi finora sono stati fondamentali, lo saranno sempre più perché più ci avviciniamo alla fine, più i punti pesano. E loro capisco che può essere un anno per loro, ma come per noi, un anno di transizione, forse chiamiamolo così. Però sono stati bravissimi ad aver pazienza e a incitarci sempre nei momenti difficili, e sono sicuro che lo faranno anche adesso. Ecco, in vista delle feste pasquali, che messaggi vuoi fare ai tifosi e a tutta casa d'Amato? Sì, dispiace non avergli regalato una vittoria in un derby che ci manca, però faremo di tutto per conquistare la salvezza prima possibile e auguro a tutti una serena Pasqua.